Ciao, ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Io sono Miss Giulia e questo è un video in collaborazione con il sito Fan Showcase. Per chi si fosse perso l'unboxing del sito, di questo nuovo sito che tratta appunto tutti i componenti per la resina, pigmenti, resina epossidica, tratta anche gli stampi, davvero tantissime cose interessanti, vi lascio nella i di informazione l'unboxing, così potete vedere tutti i prodottini che ho preso in dettaglio. Sul sito avevo preso appunto tre tipologie di stampo, ve le mostro velocemente. C'era questa tipologia qui, poi questa qui con le letterine davvero molto carina, letterine e numeri, e poi questa con questo mega cuoricione. Io andrò principalmente a sperimentare con questa qui, questa con le lettere. E quindi adesso andiamo a creare insieme la scritta Love. Ovviamente sul sito di Fan Showcase, oltre alle cosine che vi mostravo poc'anzi, ho preso anche questi qui che sono davvero molto interessanti, che sono degli stickers, davvero molto molto carini, sia con i fiorellini, ma anche questi qui sono adorabili, sono un'esplosione di colori, anche questi sono davvero molto molto carini e quindi voglio inserirli se riesco all'interno di queste letterine. Per quanto riguarda poi il supporto per creare appunto dei fermacapelli per poi aggiungere le letterine, ho due tipologie, ossia questa tipologia qui, una barretta in metallo semplice, vedete? In questo modo, che al limite posso incollare più che altro le letterine qui sopra, oppure ho preso anche quest'altra tipologia, anche molto carina, click clack. Sono appunto due copie di click clack, le ho prese sia queste qui giallo barra oro e sia queste qui lilla. Quindi al limite posso realizzare, per quanto riguarda le lettere, in contrasto appunto a questi due click clack. Niente, andiamo a sperimentare, vado a miscelare la resina e ritorno da voi. Verso all'interno della resina già colorata appunto con questo pigmento delle microperle. Ed eccole qua. E anche dei glitterini. E adesso attendo la catalisi. Rieccomi, sono trascorse 12 ore e andiamo appunto a scoprire le letterine, che poi mi sono resa conto, invece di colare la lettera L, ho colato la lettera J. Quindi non fa niente, dopo andrò a limarla e la trasformerò in una L. Allora, questa è la O, davvero molto carina. Poi la B. Ci sono le micro perline, poi ovviamente J barra L, e poi al limite la vado a limare e la vado a posizionare così. E questa è la lettera E. Vado a modificare la J e ritorno da voi. Thank you.
risultato ho creato appunto quattro pendenti con appunto i pigmenti di Fan Showcase e i loro glitter e anche i loro stickers, davvero molto molto carini. Ma sono davvero soddisfatta di questa clip per capelli con la scritta Love, davvero molto molto carina. Vi ricordo che in descrizione c'è un codice sconto per i miei iscritti, quindi cliccate in descrizione per andare a curiosare sia per quanto riguarda tutti i link dei vari prodotti che ho scelto sul sito di Fan Showcase e sia per quanto riguarda il codice sconto. Io spero che questo video tutorial sia stato di vostro gradimento, lasciatemi un like e un commentino. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao, ciao a tutte!